È l'ultimo dell'anno, quindi faccio gli auguri ai calabresi. Io sono presidente della Calabria da 2 mesi, una regione straordinaria, bellissima, ma con tanti problemi. Ma non voglio parlare dei problemi. E chi governa la Calabria è chiamato a risolverli i problemi, non a parlarne o a farne degli alibi. Quindi vi prometto che nel 2022 moltiplicherò gli sforzi, ancora di più di quanto ho fatto in questi 2 mesi molto intensi, per dimostrare che i calabresi, quando ce la mettono tutta, sono bravi a risolvere anche i problemi più difficili. Mi sto occupando soprattutto della sanità, lo sto facendo mentre siamo alle prese con questa quarta ondata. Non è facile programmare il futuro e fronteggiare l'emergenza, ma ci riusciremo. Metteremo in sicurezza la nostra rete ospedaliera, grazie ai calabresi che si stanno vaccinando. Anzi, a proposito, vaccinatevi sempre di più, perché è l'unica possibilità che abbiamo per mettere in sicurezza i nostri ospedali. E poi ci occuperemo anche di aprire nuovi ospedali, nuovi presidi territoriali. Faremo tutto questo e faremo anche il resto. Ci occuperemo delle infrastrutture, dello sviluppo locale, del lavoro, asciugando il bacino del precariato e creando nuovo lavoro, del mare pulito. Ecco, abbiamo tanto da lavorare, ma abbiamo anche tanta energia e tanta voglia di farlo. Auguri, auguri a tutti i calabresi per un grande 2022, che sia un anno migliore per tutti, ma soprattutto per la Calabria.